3.000 profughi ucraini ospitati in 179 dei 243 comuni della provincia sono quasi esclusivamente donne e bambini, la metà sono minorenni, molti di età inferiore ai 14 anni. Sono giorni di grande lavoro per la prefettura di Bergamo che ha il compito di coordinare la macchina dell'accoglienza. Oggi pomeriggio a Milano si troveranno tutti i prefetti lombardi con il capo della protezione civile Curcio per fare il punto della situazione. L'aspetto più complesso è quello dei minori non accompagnati. È un tema che richiede grande attenzione nell'interesse supremo dei minori, perché c'è un problema di sostegno economico, ecco, questo forse è il tema vero che si deve affrontare. Certamente è un peso non piccolo quello che grava sui comuni. Strutture della Bergamasca sono piene in questo momento, il comune capoluogo è costretto a utilizzare strutture di fuori provincia o addirittura di fuori regione, strutture specializzate. A Pontida, dove sono ospitati 13 bambini più piccoli dell'orfanotrofio di Berdiansk, la maggior parte sono a Rota di Magna, gli abitanti si stanno alternando come volontari per tutte le esigenze. Abbiamo avuto una risposta veramente oltre ogni aspettativa, abbiamo avuto 70 disponibilità, per cui a un certo punto abbiamo detto va bene, grazie. Ai piccoli, che hanno tra i 4 e i 7 anni, sono arrivati centinaia di giocattoli dalle famiglie di Pontida, per non parlare di cibo e indumenti, tanto che la raccolta è stata sospesa.